se lavori ad acquerello ti sarà sicuramente capitato di ritrovarti con un foglio imbarcato una volta finito di dipingere. Con questa breve guida ti mostro come farlo tornare in una posizione completamente piatta. Qui ho due esempi. In questo caso vediamo le tipiche curvature di quando si imbarca un foglio di acquerello perché magari non lo si era steso bene oppure non era abbastanza spesso per la quantità d'acqua che abbiamo utilizzato. Ancora non abbiamo aspettato abbastanza prima di levarlo dalla tavoletta rigida e quindi staccarlo dallo scotch. Infatti quando finisci un dipinto ricordati di lasciarlo per almeno 24 ore attaccato alla tua tavoletta e di levarlo una volta trascorso questo tempo, così hai dato modo alle fibre della carta di asciugarsi completamente. In quest'altro caso invece il foglio è stato proprio piegato, quindi non è un problema di acqua. Per entrambi i casi però utilizzerò lo stesso metodo. Il concetto è di far distendere di nuovo le fibre della carta bagnate e poi farle asciugare in una posizione completamente orizzontale. Prima di fare questa operazione assicuratevi che il vostro acquerello sia completamente asciutto, altrimenti potrebbe rovinarsi, quindi non lo fate subito dopo aver finito il dipinto, aspettate almeno un giorno. Allora, cominciamo da questo gattino, tra l'altro se volete il tutorial lo trovate nel mio canale, che non è messo proprio malissimo, però vedete che non è in una posizione completamente piatta e presenta le tipiche imbarcature sul dorso. Allora, prima di tutto procuriamoci una tavoletta rigida come questa, quindi deve essere rigida e pulita. Se non è pulita completamente potete metterci sopra un cartoncino o un foglio di carta o ancora meglio un foglio da ricalco di quelli trasparenti. E quello che dobbiamo fare è mettere quindi il nostro foglio così a testa in giù e dobbiamo spruzzarlo con un po' di acqua. Potete usare uno spruzzino, potete usare una spugna. Io userò lo spruzzino e un pennello per distribuire l'acqua. Comunque non deve essere inondato questo foglio, deve essere bagnato, ma non troppo. Anzi, se vedete che comincia a imbarcarsi così, vuol dire che la quantità d'acqua è giusta. Non deve essere assolutamente inondato. Spendo giusto qualche secondo per distribuire bene l'acqua. E a questo punto ci mettete o un altro foglio oppure direttamente un'altra tavoletta. Se mettete il cartoncino, poi ovviamente mettete comunque la tavoletta rigida. A questo punto non dobbiamo fare altro che mettere una serie di pesi su questa tavoletta. Ed è importante che i pesi che andiamo a mettere siano grandi, un po' più del foglio che abbiamo messo ad asciugare, a stendere. I cataloghi d'arte sono perfetti. E adesso questo lo mettiamo da parte e lo lasciamo in pace per, diciamo, tutta la notte per sicurezza. E adesso procedo allo stesso modo anche per quest'altro disegno. Quindi sempre capovolto. Rimuovo l'eccesso d'acqua sui bordi. Chiudo e vado a mettere i miei pesi. Allora, sono passati 2 giorni perché dopo 24 ore ho visto che il foglio era ancora un po' umido e allora l'ho lasciato per un giorno in più. I pesi sono la cosa più importante, quindi dovete proprio metterne tanto. Vediamo. Ecco qua il gattino che si è appiattito veramente molto molto bene. Quindi questo può essere utile anche per i lavori che poi dovete incorniciare. Vediamo l'altro. È rimasto attaccato. Ecco, questo era quello che era stato proprio piegato e wow, sono stupita, non si vede più minimamente neanche dove era stato piegato in maniera più brutale, quindi un risultato direi perfetto. Guardate qua.
Se questa operazione non dovesse riuscire nella maniera ottimale, potete ripeterla un'altra volta e stavolta lasciateli un pochino più di tempo sotto ai pesi e magari utilizzando un po' più d'acqua. Se avete usato la quantità giusta d'acqua, non dovreste aver bisogno di ripetere questo processo. Spero che questa piccola guida vi sia stata utile. Se avete altri consigli o fate questa operazione in un altro modo, vi prego di condividerlo nei commenti perché potrebbe sempre tornare utile a qualcuno. Io vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo presto nel prossimo video.